Dopo una terribile caduta dalla passerella del reattore numero 5, Cloud si risveglia su un letto di fiori all'interno di una chiesa luminosa. Non appena apre gli occhi, si ritrova davanti la giovane fioraia che aveva incontrato nel settore 8 poco tempo addietro, che gli si presenta con il nome di Harris. I due cominciano a parlare tra di loro, ma il momento di pace viene interrotto poco dopo da Reno, un membro dei Turks, unità investigativa della Shinra. Egli, accompagnato da alcuni soldati semplici, è alla ricerca della ragazza, che definisce col misterioso appellativo di Antico. In seguito ad una rapida fuga, Cloud ed Harris riescono a raggiungere la casa di quest'ultima, situata in una delle poche zone del settore 5 in cui cresce la vegetazione. L'ex soldier è più che mai deciso a fare ritorno al settore 7 per ricongiungersi con Barrett e Tifa, e la giovane fioraia gli propone di accompagnarlo. Cloud, per non coinvolgerla, rifiuta l'offerta e, dopo aver approfittato dell'ospitalità della ragazza e della madre Elmira, si sveglia nel cuore della notte e si avvia verso il settimo cielo. A metà strada, però, incontra di nuovo Harris, che l'ha seguito di nascosto, e senza che il giovane possa proferire ulteriore parola, la fioraia si unisce a lui. Arrivati in un parco giochi accanto al grande cancello che conduce al settore 7, Cloud ed Harris scorgono Tifa, a bordo di un carro trainato da un chocobo. La ragazza è vestita in maniera molto provocante e Cloud, intenzionato a scoprire in cosa si è coinvolta l'amica d'infanzia, decide di seguirla a Wall Market, un pericoloso mercato che ha sede nei bassi fondi del settore 6. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro. E io sono Cosmos. E oggi siamo qui per il quinto episodio di Final Fantasy VII Walking Through Midgar. Siamo arrivati a Wall Market, il mercato delle pulci, potremmo dire, del settore 6. Oltre ad essere un mercato, è anche un ottimo distretto a luci rosse e a breve ce ne renderemo conto. Siamo qui perché abbiamo visto Tifa su un carro trainato da un chocobo e Cloud la vuole raggiungere per dirle che è ancora vivo ed è sopravvissuto alla bruttissima caduta che ha fatto dalla passerella del reattore numero 5. Ovviamente siamo accompagnati dalla nostra Harris. Harris è con noi nel party, è anche un po' ferita dopo gli scontri che ci siamo trovati a combattere arrivando fino a qui. Ma andiamo, dobbiamo intanto andare qui a destra. Questa è l'entrata del club Honeybee. Un love hotel a tutti gli effetti, in cui ci sono delle stanze dove accadono sconcerie, ma avremo modo di vedere questo a breve. Tra l'altro possiamo vedere qui nell'angolo Johnny. Onnipresente. Sì, Johnny che voleva lasciare Midgar, ma in realtà è ancora qui. Sentiamo cosa ha da dire. Devo entrare o no? Vado fuori di testa a volte, sono irrecuperabile. Ehi, sei proprio tu. Vuoi dire che anche tu... Non sono mica come te. Hai proprio ragione, ma ci ho pensato a lungo. I miei ultimi ricordi di Midgar, sai, quindi giustamente un ultimo momento felice prima per andare prima di partire, andare in viaggio per il mondo. Ma quel tizio là mi spaventa. E qua possiamo vedere che c'è anche un soldato semplice della Shinra che vuole entrare. No, non ce la faccio. Le cose non mi vanno bene. Con la mia paga da morto di fame non posso permettermi questo locale. E vediamo anche un tizio parecchio incazzato che sta prendendo tutto a calci, probabilmente perché non lo fanno entrare. Che diavolo vuoi? Non è un fottuto spettacolo? Sono occupatissimo. Ho la sensazione che ci sarà una rissa, sì, sarai anche tu a scatenarla di questo passo. Vediamo. L'Honeybee è un club privato, entrano solo i soci, fuori dai piedi. Quindi noi non siamo nessuno e non possiamo soci entrare. Assolutamente. Tra l'altro notare come sulla tendina all'entrata del locale ci sia il kanji di donna, come per dire donne, donne. Giusto per capire cosa si trova all'interno di questo posto. Benvenuto, qui anche delle nullità come te, grazie aggiungerei, possono trovare un destino. Sei in cerca di una ragazza? Sì, conosci una certa Tifa e soprattutto che diavolo ci fa Tifa da queste parti? Sicuramente avrà
un intento legato alle missioni di Avalanche. Ehi, sei uno svelto. Tifa è la nostra nuova ragazza. Sfortunatamente al momento è molto impegnata. Al club Honeybee è tradizione che le nuove ragazze vengano portate alla villa di Don Corneo. Don Corneo è una persona molto importante. Ora si è stabilito qui al mercato del muro per cercare moglie. Diciamo Wall Market d'ora in poi. Ok. Tra l'altro, il mercato del muro ha un nome molto singolare, se ci pensiamo, e c'è un motivo per cui questo luogo si chiama così. Questo bambino che guarda questa statua del... chiaramente un manekineko, sì, questo qui, un gatto, certo, della fortuna. Non sono forti i gatti, questo poi è grosso, eh. Pare di sì. Direi di sì, sembra, ragazzino, che lo stia adorando. Ehi ragazzo, hai davvero una bella puledra con te. Portala alla villa del Don, farai un vero affare. Cioè, poche parole, vendi la via. Sì, vendi Eris al pappone di turno, Don Corneo, in questo caso, che è un boss della malavita a tutti gli effetti, che si trova proprio qui. Questa è l'entrata della sua magione. E c'è anche una guardia fuori. Questa è la villa di Don Corneo, l'uomo più potente del mercato del muro, cioè del Wall Market. Del Wall Market, scusate. Il Don vuole uomini in casa sua, perciò meglio che ti togli di torno. Però, mica male la tua ragazza. Sì, Eris è proprio bellissima. Così, questa è la villa del Don. Andrò a dare un'occhiata. Avviserò io Tifa per te. No, non puoi! Perché? Sai che razza di posto è questo, vero? E allora che si fa? Vuoi entrare insieme a me? Essendo un uomo sarà un po' difficile. D'altro canto, irrompendo là dentro, alzerei un polverone. Eris sta già ridendo tantissimo, chissà perché. Una cosa è certa, non puoi entrare da sola. È importante sapere se Tifa sta bene. Ma cosa hai da ridere, Eris? Cloud, perché non ti travesti da donna? È l'unico sistema. E qui uno dei punti divertenti, più divertenti di Final Fantasy VII. Una delle scene più famose dei JRPG della storia. Generale, sì. Cosa? Mi aspetti, tornerò con una mia amica molto carina. Ecco, come dicevo nell'episodio precedente, Eris è molto spigliata, è sveglissima come ragazza. Eris, io non... Sei preoccupato o no per Tifa? Beh, allora sbrigati. Insomma, ci ritroviamo in mezzo a questa situazione di cui non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta. Cloud, d'altronde, non vuole fare casino, quindi è costretto a travestirsi da donna e candidarsi come futura moglie, come possibile futura moglie di Don Corneo. Comunque, questo qui è il famoso muro. Il Wall Market si chiama Mercato del Muro proprio perché è a ridosso di questo muro, molto semplicemente, ha un motivo il nome. Ok, andiamo quindi verso il negozio di vestiti. Ecco, questa parte di Final Fantasy VII mi ha ricordato sempre molto lo stile di un'avventura grafica, cioè è molto d'avventura grafica, certo, questa parte, perché dovremmo parlare con molti personaggi, fare delle determinate cose per entrare nella villa di Don Corneo. Ci sarà molto poco da combattere in questo episodio. Che tocchi, porco! No, da scusa, Mi scusi, vorrei un vestito. Ci vorrà un po', le sta bene? Qual è il problema? Mio padre è il proprietario, ultimamente in crisi, e il sarto è lui. Dov'è ora suo padre? Al bar, ubriaco come al solito. Così vuole dire che per avere il vestito dovremmo fare qualcosa per suo padre? Sì, mi dispiace, mi sta causando molti guai. E... mi aiutate a riportarlo qui? Beh, se non ci diamo da fare, niente vestito, giusto? Sul serio, aiuterete quel pazzo di mio padre? Vi prego, io non so più che fare. Va bene, ci penseremo noi. Andiamo, Cloud. Ok, quindi dobbiamo andare a recuperare il padre del proprietario del negozio di vestiti. D'altronde è il sarto, senza di lui non possiamo avere un vestito su misura, perché ci serve un vestito adatto a Cloud. Qui entriamo in questo
bar che sembra tanto, mi dà tanto l'idea di essere un sushi bar, visto così. Ehi, puoi fare qualcosa per me? C'è qualcuno chiuso là dentro da stamattina e ancora non esce, io non ce la faccio più. Questo si sta chiaramente pisciando addosso. E dentro c'è una donna che sta vomitando, probabilmente perché ha bevuto troppo. Certo, oppure ha mangiato troppo sushi. Esatto. Se vuoi ordinare, fallo al bancone. No, passo volentieri. E allora... Oh, davvero? Vabbè, qua stanno parlando. E il sarto è lui. Ci scusi, lei è il padre della ragazza della boutique? Ah, una ragazza, è vero. Proprietario. Il negozio è mio, ma non sono tuo padre. No, ho detto... Fammi dei vestiti. Non faccio abiti da uomo e ora non voglio proprio fare niente. Cloud, aspetta un attimo, vorrei provare io a parlargli. Perché non vai al banco a prenderti qualcosa da bere? Lo manda a sbronzarsi. Deve sapere, signore, che il mio amico sogna da tempo di vestirsi da donna. Povero Cloud, sputtanato alla grande. Così vorrei che gli facesse un bel vestito. Cosa? Un tipo duro come quello? Beh, che dice? Vuole farlo? Sì, mi interessa. Mi stavo annoiando a fare sempre i soliti vestiti. Allora, va bene? Sì, che tipo di vestito vuoi? Qualcosa che sia soffice. E qualcosa che brilli. C'è un motivo per questa scelta. A seconda delle risposte che daremo, potremo ottenere un vestito diverso. Sappiate che Don Corneo dovrà scegliere tra tre ragazze quando arriveremo da lui. Dragon Quest 5 lo avrà chiesto. Sì, però in questo caso è il gioco a scegliere, non siamo noi. Non siamo noi. Sì, sì, sì. Ovviamente potremmo trovare dei pezzi di vestiario, dei capi di vestiario per Cloud che saranno più... Più adatti ai gusti di Don Corneo, che lo renderanno più facile da scegliere. Ovviamente la scelta che Don Corneo dovrà fare in questa nostra piccola run sarà Cloud, quindi prenderemo tutti i pezzi migliori. Ho capito, conosco un amico che ha i suoi stessi gusti, ma andrò a parlarci. Probabilmente un transessuale che si trova da queste parti, mi viene da pensare. Davvero, questa sezione di gioco sul cross-dressing di Cloud è amata da tutti e io sinceramente non vedo l'ora di vederla nel remake, vedere come la renderanno. C'è anche da dire che non è stata mostrata nessuna immagine di Cloud vestito da donna. Staremo a vedere se Square magari nei mesi a venire ci farà vedere qualcosa. Oh, siete qui? È pronto? Vai a provarlo. Veste di seta. Vestito di seta, vestito sarebbe di seta. Più correttamente. Che è il migliore tra i vestiti che possiamo ottenere. O meglio, quello che rispecchia di più i gusti di Don Corneo. Il rumore di Cloud che si sveste. Come si mette? Ehi, ma cosa fai? Perché chiaramente lo vede. È un po' pudico, Cloud. Ancora non va. Ti serve una parrucca. Io mi immagino Cloud dentro con un mega facepalm, neanche fosse Squall. Con l'amico. Già, immaginavo che gli servisse. Così ho chiesto a quel mio amico. Conosci la palestra? Là troverai un sacco di gente come lui. Vai a parlargli. E ora in mezzo a un gruppo di palestrati sudati e omosessuali. Come lui. Eris, che gli hai detto? Che importa, ora abbiamo il vestito, no? Va bene, quindi verso la palestra. Verso la palestra sia. Di qua. La palestra si trova proprio qui e sopra l'entrata abbiamo un cartello con il kanji di Otoko, che è uomo. Uomini. Quindi è proprio fatto apposta. Esatto. Parte donne. Eccoli qua. Questa parte me la ricordo. Eccoli qua. Va bene, 1, 2, 3, i piegamenti sono vitmati. Ah, mi impegno, gli hanno dato l'accento francese. Mi impegno, cavo. Come va? Sono chiaramente dell'altra sponda, ma non è un problema. Iscriviti qui. Prova. Questo mi sa che è Mookie, in teoria, che incontreremo a breve. Questo ragazzino. E così tu vuoi essere carino? Sì, sì. È per la parrucca. Sì, lo so, ma ti costerà.
cabino. Se vuoi diventare uno veramente bello, devi battere i fratelli. Giusto. Ora te la vedrai con noi. Sì, una gara di squat. Ok, ora ti spacchiamo il culo. Siete i fratelli bellezza? No, era mia. Ah, scusami. Tranquillo. Scusami. Perché qua non mettono nulla. Quindi... Non ci conoscete. Eppure abbiamo molti fans affezionati qui nei bassi fondi. Ben per loro. Basta così, avvicinati. Che poi, tra l'altro, qui c'è un errore di traduzione, perché lui, in realtà quello che sembra una ragazza, dovrebbe essere Big Bro. Si chiama Big Bro il personaggio. Vabbè. Questa è la parte dello squat. Esatto, qui praticamente dovremo sfidare a squat questo personaggio. Se faremo più squat di lui, otterremo la blonde wig, cioè la parrucca bionda, che è la parrucca migliore. Se ci andrà male, invece, otterremo una parrucca smalconcia bruttissima, che a Don Corneo non piacerà. Comunque dobbiamo premere in sequenza i tasti. Tra l'altro, la palestra di Big Bro è stata mostrata anche in un trailer, dove vedevamo Tifa fare degli esercizi, quindi sarà presente nel remake, è stato confermato che ci sarà. Ok, quindi quadrato, X e cerchio in ordine, dai, capito? Certamente sì. Chi si piega di più in 30 secondi si prende la parrucca. Ok, non perdevo mai. La parrucca sarà mia. Stai calmo. Prima di fare sul serio, vuoi fare una prova? Non serve. Ormai sono esperto. Adesso come minimo sbaglio, abbiamo i 30 secondi, vai. Dobbiamo essere molto precisi. Ma non ne sbaglia una, eh. Caspita. Che poi nel trailer ti facevo vedere, ecco, proprio, ecco, che ti facevano far vedere proprio l'input da eseguire. Sì, è vero. Infatti, però il fatto strano è che ci fosse Tifa, perché di trama lei non dovrebbe essere presente. Credo che l'avranno aggiunto questo... come un minigioco. Sì, sì, credo anch'io che sia un minigioco. Poi d'altronde, essendo una Midgar espansa, quella del remake... è normale. Beh, che sarà una cosa in più. 17. Di solito facevo di meglio. Lui ha fatto 15 squat mentre tu solo 17. È ancora mattina, forse. Sì. Sei proprio in gamba? Ok, io sono uno di parola, eccoti il premio. Uno, quindi è proprio un uomo. È un uomo vestito da donna. Parrucca bionda. Okay. Perfetto. No, no, che bove, che grande bove. Zitto e non piangere, vergognati e basta. Che pugno d'acciaio, spacca le ossa. Va bene, io non voglio stare un momento di più in questo posto. Andiamo. Adesso, in realtà, con la parrucca e il vestito potremo già andare da Don Corneo. Ma noi vogliamo essere ancora più gnocche, quindi andremo a recuperare la tiara, il profumo e la biancheria intima. Cominciamo con il profumo. Per il profumo dobbiamo andare qui a magnare in questo posto. Salve, siediti dove vuoi. L'unico posto libero è questo, quindi ci sediamo direttamente qui. Cosa ordini? Qui possiamo scegliere un piatto di spaghetti, una porzione di sushi o il piatto del giorno. Cosa ti ispira? Cosa scegliamo? Sushi e spaghetti? Io sono sempre per il piatto del giorno. Andiamo per il piatto del giorno. Il piatto del giorno. Arriva! Pagamento anticipato, sono 70 gil. Ok, adesso qua vediamo il cuoco all'opera. Che carino però che ti fanno vedere tutta la scena. Già mi immagino che nel remake, se metteranno questo ristorante, ci sarà il piatto super dettagliato nell'aspetto un po' come... Vedrò Ignis che arriva lui. Come out the new recipe. Beh, conoscendo Square sarebbe capace di inserire Ignis qua come cameo che prepara da mangiare. Ecco, buon appetito. Mi piace la mossa di Cloud. E possiamo dire anche la nostra sul cibo che abbiamo appena mangiato. Quello che ci interessa però è ottenere un coupon per la farmacia, in questo caso per prendere un digestivo da dare alla donna che sta vomitando nel gabinetto del bar, dell'altro sushi bar. Comunque diciamo che è ottimo, anche se mi faceva ridere meglio il cibo per cani. Però se rispondiamo così, se non, ce lo... non ci danno il coupon. Grazie, questo è un buono valido per la farmacia. Consegnalo ed avrai un articolo gratis. Per oggi è tutto, alla prossima promozione. Va bene, buono farmacia. Allora, non ce lo facciamo dire due volte. E andiamo proprio lì. Esatto, la farmacia è qua. Entriamo. E qui parliamo con quest'uomo. Ehi, non restare lì impalato. Oh, è buono. Allora scegli pure la medicina che vuoi.
prendiamo del digestivo, perché potremmo prendere il disinfettante o il deodorante per la donna, ma otterremo un profumo di più scarsa qualità. Noi vogliamo il meglio, quindi andiamo di digestivo. Ecco a te. Ok, bene. Tra l'altro qua possiamo vedere un bellissimo negozio di item, dove appesa in alto c'è una Gatling gun. Bip bip! Ehi! Rotto! Vabbè, questo era interessante da vedere. Qui bisognerà tornare molto più avanti nel gioco, ma non vi dico altro. Ok, allora andiamo di nuovo nel bar, a consegnare. In bagno a consegnare. Esatto. Comunque davvero Wall Market è uno dei luoghi che io non vedo assolutamente l'ora di vedere nel remake, perché sono molto curioso. E come lo hanno modernizzato dal punto di vista dell'esplorazione. Sì. Anche uno dei luoghi più belli di Midgar, secondo me, dei più caratteristici. Tra l'altro possiamo vedere che in questa TV trasmettono delle immagini dal vero Giappone. Sì. Sembra quasi una Chinatown, comunque, il Wall Market. Sì, molto simile a Chinatown. Ehi, occupato, non guardare. Cosa? Dalle la medicina. Me ne dai un po', grazie. Sì, ora sto meglio. Questo è per il disturbo. Ed eccolo qua. Chanel numero 5, vabbè. Vabbè. Traduzione liberissima. Qui sarebbe stata la sexy colonia, la colonia sexy, ma vabbè, insomma. In questo caso va bene così. Quell'altro riesce ad andare in bagno. Quell'altro riesce ad andare a far pipì. E tra l'altro è bellissimo che possiamo aprirgli la porta. Occupato. Vabbè, andiamo e lasciamolo in pace. Ok, abbiamo il profumo. Adesso ci serve la tiara. Per la tiara dobbiamo andare a parlare con il simpaticissimo gestore del negozio di materia. Tra l'altro non possiamo nemmeno fare acquisti adesso nel negozio di materia. È un po' presto per mangiare, torna più tardi. Sì, tra l'altro qui vediamo un cuoco per la strada. Sembra davvero è un mix tra un mercato delle pulci, un bordello cinese e Chinatown. Ehi, ragazzo. Ah, è quello della puledra. Sì, okay, sì, l'abbiamo visto prima. Bene, entriamo qui. Andiamo a parlare col tizio delle materie. Ehi, ma è un minuto, devo parlarti da uomo a uomo. Di cosa? Davvero, sei molto gentile. Piacente, ma la ragazzina... Ehi, puoi girarti dall'altra parte un momento? Perché? Eris. Uffa. Spiacente, signorina. Ecco il mio problema. Hai visto il distributore automatico alla locanda? Vorrei sapere quali prodotti contiene. Mica posso chiederlo a una ragazza. Perché non ci vado io? La verità è che ho litigato con il locandiere e non posso ritornarci più. Beh, allora, che ne dici? Ci vado. Molto bene, aspetterò qui il tuo ritorno. Finito? È proprio infastidita. Non le è piaciuto essere stata esclusa da questa conversazione. Comunque andiamo a vedere cosa vendono nel misterioso distributore all'interno della locanda. Io un'idea ce l'avrei. E capisco anche perché l'uomo abbia mandato Cloud e non Eris. Sono 10 gil, ok. Tanto adesso dobbiamo spendere la bellezza di 200, anche perché potremmo acquistare anche uno degli altri articoli, ma ovviamente otterremmo una tiara meno buona. Intendeva questo? Sì, compra quello a 200 gil. Tanto non sappiamo ancora cosa stiamo comprando. Esatto. Io pensavo fossero preservativi la prima volta, dico la verità. Che beh, effettivamente non avevi tutti i torti a pensarla così. D'altronde siamo in un bordello, in un hotel abbastanza, non dico fatiscente, ma quasi, insomma. Chissà cosa ci combina la gente in questo posto, ma va bene così. Andiamo a portare l'oggetto al nostro committente, vediamo se è felice. E lo sarà, e lo posso già spoilerare. Fatto. Che vuole di vivere. Davvero, hey! Cos'era? Una bevanda proteica. Bastardo, cioè un energy drink in realtà sarebbe. Ma ora io farò così tanti affari da fargli girare la testa. Grazie amico, ora ho uno scopo. Prendi, è poca cosa, ma evidentemente ci guadagna molto bene quello della locanda. Ci guadagna più in energy drink che nei pernottamenti, perché abbiamo notato sì, che esatto, perché costava tipo 10 10 gil dormire lì, ma l'energy drink 200. Ricevi oggetto chiave, diadema di diamanti. Ok, perfetto. Torna ancora, io resto qui a fare affari. Buon divertimento allora. Quindi abbiamo preso anche quello. Ci manca la biancheria intima.
sexy. E sto immaginando Claudio in biancheria intima femminile ed è una cosa bruttissima comunque. Poi, inutile, non riesco a decidere. Ecco, prendi. Non entri senza averne una. Ok, tessera del socio. Quindi quest'uomo ci dà una tessera del socio dell'Honeybee Club. Quindi finalmente possiamo entrare a vedere cosa succede da queste parti. Ehi, è una tessera di socio quella che vedo brillare nelle tue mani? Prego, entra pure. Harry deve restare qua. Se mi devo travestire da donna devo entrare nel club. Bella, scusa. Mi piace come... Tutti innamorati di lei, la stanno guardando. Già, proprio una bella scusa. E non ha tutti i torti. Andiamo! Cloud carichissimo. Ehi, signore, presto. E qui siamo all'interno dell'Honeybee Club. Honeybee Club. C'è una grossa curiosità da dire sull'Honeybee Club, ossia che molto del contenuto che era stato pensato e creato per questo luogo è stato tolto sia dalla versione giapponese che dalla versione inglese. Però i dati originali nella versione giapponese del gioco sono rimasti. Qui abbiamo una versione ridotta di quello che l'Honeybee Club doveva essere originariamente, ossia un club molto più grande con molte più stanze. Si doveva entrare da una reception, che qui non si vede proprio, e tra l'altro si nota che manca qualcosa dalla porta d'entrata, che è nettamente diversa dalla tendina in cui siamo entrati, e c'era un desk in cui dietro c'erano degli schermi in cui comparivano le ragazze che si potevano incontrare all'interno di questo posto. Di questo club. Tra l'altro alcune sembravano un vero e proprio recolor del modello di Tifa in battaglia. Altra cosa interessante è che si poteva incontrare Palmer, un personaggio della Shinra che noi ancora non abbiamo visto. E Palmer in quella scena aveva una traccia musicale ad accompagnarlo inedita, che non compare mai nel gioco, ma che era stata composta ad hoc. Traccia che non compare neanche nella colonna sonora originale sul CD, quindi è una traccia che è stata tolta. Esatto, è stata tolta. Un peccato che questo posto non sia stato mantenuto com'era, perché era molto carino. C'erano anche delle persone in fila, bisognava Vediamo aspettare. Adesso. Nel remake il posto verrà rimodernizzato, è già stato detto, verrà cambiato completamente. Vediamo come lo faranno diventare. Altra piccola curiosità è che si poteva incontrare un personaggio chiamato Quedge, che sarebbe dovuto essere stato il fratello di Wedge, che con sé aveva i Mystery Panties, altro oggetto che è stato tolto. Mystery Panties che lui stesso dichiarava di aver rubato al Seventh Heaven, cioè al settimo cielo, il bar di Tifa. Delle mutande che probabilmente appartenevano a Tifa, ma che, visto il disegno che avevano molto infantile, si può pensare fossero di Marlene. E questa cosa è molto creepy. Tutto questo contenuto è stato tolto dal gioco, però mi sembrava interessante dirvelo. Oltretutto su YouTube trovate dei video dove potete vedere queste scene, ve li lascio in descrizione. Ok, comunque. Però proseguiamo oltre, questa curiosità mi interessava dirla. Allora, qui abbiamo quattro stanze più un camerino in cui si trovano queste host vestite da pine. Certo. Incolla. Oddio, un altro di quei tizi. Mi sembra un tipo delicato. Devo solo ignorarlo. No! Non guardare! Questa secondo me è chiaramente senza reggiseno, ma va bene così. Non riesco proprio a dimagrire. Signore, non può entrare qui. Pervertito. Come se le altre persone qua dentro non lo fossero. Tanto notare che carino il 1970 suite qua in alto. Ok, dai. Di qua. Questa musichetta è sottofondo. Sì. Vabbè, qua dice la stessa cosa. Allora, qui ci sono due stanze che possiamo scegliere. Però, ovviamente, ne potremo scegliere solo una. Dovete ricaricare il salvataggio o fare un altro playthrough. Quindi... una scelta esclude l'altra, mentre qui ci sono due stanze occupate in cui però possiamo dare uno sguardo tramite il buco della serratura. La stanza della regina, sembra che questa sia occupata, origlia un po', sentiamo dei rumori di movimento, però possiamo dare decisamente un'occhiata all'interno, vediamo, sbirciamo, perché qui si nasconde un altro segreto interessante.
parte anche una musica abbastanza inquietante, con dei fulmini. Il manager Shinra, in una vasca che si muove in maniera molto equivoca. Il vento è calmo ora. È un uomo vestito da re. È la maledizione di Satana risorto. La nostra amata regina dorme ancora. Stanno chiaramente facendo del roleplay qui. C'è una ragazza sdraiata, un altro manager della Shinra, e qui possiamo vedere una figura vestita da cavaliere. L'ora è giunta. Una leggenda che si tramanda da generazioni. Psst, ehi, non dovremmo fermarlo. Psst, abbiamo una colazione con il presidente. Psst, gli hai detto? Non ho potuto. E dai, cavolo. Una leggenda che si tramanda da generazioni. Sono così disgustato dal presidente. Hanno visto la terra promessa. E la terra promessa, in realtà qui sembra tanto una cavolata, ma ha una valenza di trama importantissima. Succede ogni volta che veniamo a Midgar per affari. Uno con occhi blu. Ed un'enorme spada sulle spalle. Di chi si starà mai parlando? Questa sembra essere davvero una leggenda / una profezia. Siamo venuti fino a Midgar per fare questo. Ma di cosa ti stai lamentando? Tu ti occupi solo delle luci, a me invece tocca l'armatura. Non ci condurrà nella terra promessa. Lo so, ma fa tutto parte del lavoro. Ehi, hai sentito l'ultima? La moglie del presidente ha scoperto il suo piccolo hobby. Ah, no, non lo sapevo. Oh, sembra che abbia finito. Meno male. Signor presidente, mi scusi, sua maestà. Colpo di scena, l'uomo che ci troviamo qua ad osservare, l'uomo che stiamo osservando vestito da re, non è altri che il presidente della Shinra. Ha questo hobby, gli piacciono i roleplay. Potete immaginare poi cosa potrà accadere. Certo. No, esorcizzate l'anatema degli antichi! E sentiamo dei rumori di... come se qualcuno... sta venendo picchiato, certo. Come se qualcuno stesse venendo picchiato. Vabbè, qua dice di nuovo la stessa cosa. Comunque abbiamo capito che il presidente ha delle strane turbe sessuali. Chiaramente stava scudisciando le ragazze presenti lì dentro. Stanza avanti. Anche qua c'è qualcos'altro di interessante da vedere, perché il gioco qui fa dei piccoli foreshadow in un momento che sembra davvero stupido, ma in realtà c'è molto di più. Sbirciamo. Tanto in questa stanza dovremo sbirciare più di una volta. Con una musichetta in sottofondo. Questo è il team di un personaggio che incontreremo molto più in là nella storia e che già possiamo vedere all'interno di questa vasca. Questo è Kate Sith, ma non possiamo dirvi di più. E in questa stanza ci sono due vecchietti, un signore e una signora. Tutto bene, nonno? Continui a sospirare. Sai, nonna... E per questa stanza? So bene che nostro figlio l'ha affittata per noi, ma è troppo lussuosa, un lettone enorme, la vasca. Non mi sento a mio agio. Poverini. Non ti preoccupare, è tutta roba di prima classe qui in città. Smettila di lagnarti o ci troveremo nei guai. Vi dico solo che il personaggio che vediamo qui è collegato ai due signori. Ha senso che sia qui. Torniamo a vedere perché la scena andrà avanti. Sì, abbiamo capito comunque, signore. Andiamo, vediamo. Sbircia un po'. Perché ovviamente volta. Questo è anche un albergo, cioè della gente si ferma qui a dormire. È un love hotel. Fiu. Ehi, nonna, come si chiama la compagnia dove lavora nostro figlio? Oh, nonno, che smemorato che sei. Sta peggiorando. Probabilmente all'Alzheimer. È la Shinra, ricordi? La Shinra, la più grande società della città. Mega conglomerato, direi. Se è la più grande, deve essere notevole. Mi fa troppo ridere la faccia. Già, è davvero notevole. Nostro figlio è in gamba. È stato promosso nello staff dirigenziale. Eh già. Oh, è solo grazie a lui se ci troviamo in questa stanza.
Già, gli sono davvero grato, sì. Abbiamo un attimo invertito ma le perché parti. Sono sì. che non mettono i nomi per me, cioè. È vero. E possiamo guardare ancora un'altra volta. Vediamo, vediamo, perché è interessante vedere questa mi scena. Mi una volta. Sappiamo Cloud dica... Ehi. Ehi. Comunque sappiamo che i due signori sono i genitori di un uomo che lavora per la Shinra. Un uomo che vedremo in futuro. Beh, andiamo a dormire? Va bene. Che carini. Buonanotte. Buonanotte. E vale, non spendo proprio la luce. Però statene lì, prego. Comunque, volendo, potremmo sbirciare ancora e sentire loro che russano. Ma va bene così, ve lo dico. Penso che sia abbastanza. Ok, qui possiamo scegliere tra due stanze. Allora, in questa stanza, che è la stanza speciale, che in realtà in inglese ha è un insieme di simboli, come se fosse la stanza delle porcherie. Non la prendiamo. Qui Cloud avrà una visione onirica carina dal punto di vista di trama, ma meno divertente. Noi sceglieremo l'opzione simpatica, ossia la stanza, se me la seleziona, del gruppo. Sembra che questa sia libera, la prendiamo. Ci sarà veramente da ridere qua dentro. Molto bene, adesso non ci resta che entrare. Non avrà mica cambiato idea, vero signore? Non farmi ripetere. Oh, non si arrabbi con me. Questo mi sembra un tipo violento. Neanche fosse così minaccioso, Cloud. Dai. Va bene, prego. Andiamo a divertirci. Questo è un altro dei momenti più divertenti di Final Fantasy VII. Di è diventato qua, iconico. Sì, questa è veramente una parte iconica. Quasi alla stregua di una barzelletta. Possiamo iniziare? Avendo scelto questa stanza, presumo che tu odi stare da solo. Ci sono abituato. Sono sempre da solo. Va bene, va bene. Come sei lunatico. Dai, tutti ti aspettano. La risposta a cosa sto facendo. Tutti? Eccoli. Ok, tutti insieme. Uno, due, uno, due. Un due, un due. Ed ecco un bel gruppo di palestrati sudati e arrapati. Uno, due, uno, due. Questi sono i motivi per cui amo Final Adesso Fantasy viene, 7. Viene fuori il nome che c'è in prima Mookie. Forza! Sta sorridendo. Cielo. Comunque secondo me si sono ispirati a Freddie Mercury per lui. Beh, è chiaramente sì. Freddie Mercury, dai. Assolutamente. Cielo. Cosa posso fare? Può essere pericoloso. Cloud è davvero spaventato in questo momento. Sembra che io debba affrontare una crisi dopo l'altra. Che sudata. Non essere imbarazzato. Rilassati, Pucci. Che fatica. Dai, ripuliamo tutto questo sporco e sudore. Su, dai. Cloud che non sa come uscirne. E viene spogliato. Se questa me la mettono nel remake, io giuro vado da Square e li abbraccio uno ad uno. Pucci, sei un tipo introverso, eh? Che sudata! Ehi, hai visto che roba? Ma e penso si riferisse a qualcosa che non vi diciamo, ma lasciamo la vostra immaginazione. Sì, sì. Il 60 all'interno della vasca minuscola. Non è bello il bagno? Ti rilassa. Allora, Pucci, va meglio? Sto male. Mi manca l'aria. Ti ci abituerai. Conta fino a 10. 10. 9. Ehi, Pucci, quanti anni hai? 8. Ne ho 21. Tra l'altro, in questo momento, l'unico momento del gioco in cui scopriamo l'età di Cloud. Effettiva di Cloud. Oh, meno della metà di me. Sono invidioso. Senti una cosa. Vorresti unirti al mio gruppo? Giovani Pucci. Sto zitto. 7. 6. Non ti offendere, ma non potresti lasciarmi in pace? Sei deciso così? Peccato. Volevamo andare tutti al capanno giù in campagna. Oddio, aiuto. 5, 4, 3, 2, 1. Va bene, siamo a 10, me ne vado. Perché non ti fai un giro così ti rilassi? Papi è così solo. È quasi creepy sta sequenza. Ma quasi no, lo è diverso. Creepy as fuck.
Pucci, per me è stato importante. Ecco un ricordo del nostro incontro. Mutandine sexy. Vabbè, i sacrifici che non dobbiamo fare. Sì, per Tifa, solo per Tifa. Cloud è l'uomo che si sacrifica di più per la sua ipotetica donna. Dico ipotetica per non fare spoiler. Spero di rivederti. E scappa. Bello il rumore. Mentre lei era lì che guardava tutto. Sono indumenti intimi e io li dovrei indossare? Beh, se è per salvare Tifa, credo di non avere scelta. Vabbè. E lei cosa c'ha da dire? Ah, no. Va di là, scappa anche lei. Ok, dai. Prima di andare possiamo fare un'altra cosa, ossia farci truccare da una delle apette qui presenti, ossia da lei. Se proprio devo vestirmi da donna, farò meglio a prepararmi come si deve. Qui potrei farmi truccare. Bello che si può dire scherzo. Facciamoci truccare. Vai. Avrai un favore da chiederti. Potresti truccare anche me? Santo cielo. E adesso Cloud è perfetto. Don Corneo non potrà resistere assolutamente. Al nostro fascino. Al nostro fascino. Ok, possiamo andare via. Torniamo da Eris. Mi piace questo che sto facendo il moonwalk praticamente. Anch'io voglio i fiori, ma divento nervoso di fronte alle belle ragazze. È sempre meglio essere cauti. Ehi, Cloud! Accerchiata da tutti i maniaci, poverina. No, non voglio rientrare. Ho comprato dei bei fiori da Erif. 500 gil. Certo, un po' costosi, però ora solo il suo nome. Grande. E rischia di fargli affare, che ci sa fare proprio. A noi l'aveva venduto a un gil. A un gil, ce lo ricordiamo. Eris, grazie per il fiore e il gil. E però con Johnny è stata carina. Lo conserverò per sempre. Lo essiccherò e lo terrò come portafortuna. Ma perché Johnny è di buon cuore, è un po' un maniaco. E avremo modo, meglio ci sarà modo, di vederlo più avanti in Final Fantasy VII, che è un vero porco. Non in questo let's play, perché questa cosa avviene dopo Midgar. Dopo Midgar. A Costa del Sol, ma è molto più in là. Ho chiesto a Derry di uscire. Mi ha risposto neanche per 1.000.000 di gil. I fiori li ho pagati 300 gil. È un'ottima donna d'affari. Beh, se non altro è vero. Insomma, fai i prezzi a seconda della persona, mi ha capito. Mica scema. Ok. Detto ciò, possiamo andare al negozio di vestiti. E finalmente possiamo travestirci. Vai, Cloud. Divertiti. Vuoi cambiarti ora? Sì. Il travestimento è completo, abbiamo tutto. Siamo stati minuziosi. Non male. Potrebbe essere un nuovo affare. Già, hai ragione, possiamo provare. Grazie per l'aiuto. Mio padre ha ritrovato la voglia di lavorare. Il negozio tornerà a vivere. Cammina un po' meglio, signorina Cloud. Cosa intendi con meglio? Che carina, signorina Cloud. E lo spot alla grande. Anch'io voglio un vestito. Avete qualcosa di bello anche per me? Questo? Oh, questo. Papà, ma cosa dici? Questo è molto meglio. Cosa dici tu? Questo è più bello. Intanto litigano padre e figlia. Voglio questo. Vado a cambiarmi. Come se... è molto decisa la ragazza, ma anche il fatto del vendere i fiori a un determinato prezzo... Eris sa di avere delle potenzialità, non è per niente stupida, è in realtà una delle protagoniste femminili più sveglie di tutte le altre, secondo me. Sicuramente più di Rinoa dell'otto. E non sbirciare. Sicuramente più di Rinoa dell'otto, perché l'ho sempre trovata abbastanza rincoglionita. Che d'altronde quando ho visto nel trailer il rifacimento di questo vestito... È bellissima, cioè, l'hanno fatto vedere, l'hanno già fatto vedere. Molto, molto bello. Sì. Quando c'era la scena dei fuochi d'artificio. Sì, con i fuochi d'artificio, vedremo come sarà gestita poi in totale. Però il vestito di Eris nel remake in questo punto del gioco è da brividi. Beh, che ne dite? Cloud. Disperato. Oh, non vi piace. Ok, Eris... è dei nostri. E ragazzi, io direi che prima di andare a Don Corneo salviamo e ci fermiamo. Ci aspetta un'altra bellissima puntata in cui le risate non mancheranno. Il nostro Cloud sta benissimo anche delle... Ma mi piace come te proprio anche le mani sì, davanti. Sì. Infatti cambia anche la camminata e la corsa, è pazzesco. L'hanno proprio cambiato, hanno fatto addirittura
un movimento diverso per questo sprite. D'altro bellissime le treccine che ha dietro. Ad ogni modo, ragazzi, siamo pronti per andare da Don Corneo. Ma lo vedremo nella prossima puntata. Lasciate un like, lasciate un commento, dite la vostra e noi ci vediamo alla prossima. Buona serata, ragazzi. Buona serata.